Ciao a tutti ragazzi e buona Pasqua. Siamo qui con uno speciale pasquale per la mia rubrica Assaggiamo. Vi faccio subito vedere di cosa si tratta. È un marshmallow bunny, quindi un coniglietto di marshmallow alla fragola ricoperto con del cioccolato al latte. Io non ho visto uova di Pasqua qui in farm, anche perché io sono qui in farm, quindi non ho visto uova di Pasqua, cose del genere come si usa in Italia. Ho trovato appunto questo snack e quindi ne approfitto per farvi questo speciale di Pasqua. Vi faccio vedere magari un pochino meglio la confezione e poi passiamo all'assaggio. Eccoci qua con la confezione, come vedete c'è il nostro coniglietto con l'uovo sul prato e vi faccio anche vedere dietro se a qualcuno potessero interessare le informazioni nutrizionali e poi gli ingredienti che sono nascosti un pochino. Ok, per la prima volta adesso andiamo ad aprire la confezione insieme. Non ha propriamente un bellissimo aspetto, ha giusto un pochino la forma che ricorda il coniglio, ma non ha tutti i dettagli. Diciamo, pensando al coniglietto di cioccolato della Lindt con tutti i dettagli, questo qui non è assolutamente all'altezza. E adesso assaggiamo. Vi faccio vedere anche l'interno, come vedete è tutto marshmallow, e c'è pochissimo cioccolato intorno, è molto buono, si sente molto il gusto di fragola del marshmallow, la cioccolata potrebbe anche non esserci perché alla fine non è che influisce molto sul gusto finale. Se siete in Australia è un ottimo snack, anche perché qui comunque fa caldo, quindi non si usa molto uova di cioccolata o cioccolato in genere, quindi penso che questo sia il massimo che si possa avere durante il periodo di Pasqua. Infatti adesso si sta anche sciogliendo tutto. Io vi dico ancora buona Pasqua, spero che la stiate passando nel migliore dei modi. Vi faccio anche gli auguri per una buona Pasquetta, passatela in compagnia dei vostri amici, non ubriacatevi. Grazie per aver guardato il video, in descrizione trovate link a tutti i miei social per potermi seguire e vi ricordo anche che potete mettere un like, potete condividere il video e se avete qualche curiosità, qualche commento potete lasciarlo qui sotto al video. Ci vediamo al prossimo assaggio, sarà un assaggio molto particolare, so già che cosa andrò a assaggiare, quindi iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sul futuro del canale. Ciao!